bravi che continuate con quest'idea che è molto necessaria per Milano. Io vorrei soffermarmi soltanto su due punti che però sono importanti. Perché dobbiamo diventare città-stato e cosa dobbiamo fare per diventarlo? L'hanno già detto altre persone, però ricordiamoci, sempre di più nel mondo imprese e talenti vanno nei posti dove possono esprimersi e crescere meglio. In questo senso Milano gioca e deve giocare la partita a livello globale e mondiale. Il suo girone non è quello di confrontarsi con altre città italiane, ma è quello di confrontarsi con le migliori città del mondo. Perché Milano può essere, e non è retorica, perché se non fosse vero quello che sto dicendo, sarebbe un po' inutile anche discutere del farla diventare città-stato. Noi, la città metropolitana di Milano, può essere concretamente una delle capitali o delle nuove capitali europee. Oggi non è tra le città più attrattive, ma può diventare una delle capitali in alcuni settori che nel prossimo giro della storia, nella quarta rivoluzione industriale, saranno quelle che cresceranno di più. Tutto ciò che ha a che fare con la salute, con l'università, con l'industria innovativa, con il mondo della creatività, della cultura, delle nuove arti. Ecco, Milano può essere alla grande una delle capitali che attrae imprese e talenti. Compete con altre città fortissime che hanno iniziato questo lavoro molto prima, ma non le cittadine, le grandi città del mondo. E per parlare solo di Europa, diciamo Parigi, poi diciamo Londra, diciamo Monaco, diciamo Berlino, diciamo Barcellona, noi giochiamo in quel girone. Tutte queste città hanno uno status amministrativo che permette a loro di concentrarsi su queste loro eccellenze. Alcuni sono addirittura stati loro stessi, molti hanno lo statuto di regione o di cantone o di lander, ma comunque hanno la possibilità di muoversi molto efficacemente e autonomamente. Milano non ha questa libertà, è un comune come gli altri, è recintata dalla mortifera città metropolitana, queste province mainate che non aggiungono niente, anzi sono zavorre, è intermediata tra se stessa e il governo centrale e Bruxelles da una regione che nel caso di Milano, in altri casi no, ma nel caso di Milano non aggiunge nulla a quello che potremmo fare da solo, e poi è ulteriormente imbrigliata in tutte quegli strati burocratici che si sono aggiunti nel tempo, che sono i bacini, i distretti, le aree, eccetera. Quindi abbiamo delle città che competono con noi, che vanno come dei treni, ma nel senso che vanno veramente veloci e hanno il potere di farlo, e noi che siamo imbrigliati in questa situazione molto frenante, quasi paralizzante. Come è stato detto e come abbiamo detto per anni ormai, e continuiamo a dire e continueremo a dire, questa situazione non è obbligatoria. La Costituzione ci dà la possibilità di uscire da questa situazione e di metterci in linea con le più efficaci, efficienti, dinamiche città del mondo. L'articolo 132 dice che se i milanesi e gli abitanti della città metropolitana si impegnano con i loro politici, con i loro amministratori, attraverso una procedura riconosciuta costituzionalmente, non c'è bisogno di fare né secessioni né cose strane, seguendo una procedura prevista dalla Costituzione, possono diventare una regione, che oggettivamente è un modo per essere estremamente autonomi, e è il modo per essere autonomi nel nostro paese. Essere autonomi per una città metropolitana come Milano, che diventa regione e ha tutti i poteri legislativi e amministrativi per fare le cose che può fare, vuol dire diventare un modello di amministrazione e ridurre le tasse, vuol dire poter aumentare gli investimenti e l'occupazione, vuol dire risolvere molto meglio i problemi del traffico, dell'inquinamento, piuttosto. Quindi c'è il modo per farlo. Come possiamo fare per non riuscirci? Cioè, quali sono gli errori che non dobbiamo fare se veramente vogliamo che Milano giochi in Champions League? Il primo e peggiore degli errori è discutere genericamente di autonomia. Un po' più di autonomia,
parliamo di autonomia, diamo un po' di autonomia. Questo discorso, ve lo dico, ve lo scrivo, ve lo metto nel granito, ci porterebbe fra 3 anni a essere esattamente quello che siamo adesso. Adesso, noi non chiediamo un po' di autonomia, noi chiediamo di diventare una regione, che la città metropolitana di Milano diventi una regione, con i poteri di una regione. Questa è una cosa che è chiara, che è definita, che è costituzionalmente prevista, che può succedere. Se ci vogliamo mettere come chi non vuole farà, ci mettiamo a discutere di leggi speciali, parliamo di autonomia, Milano cosa potrebbe fare, un po' di più, ma certo come si fa a non essere d'accordo? No, noi vogliamo, a norma della Costituzione, dare alla città metropolitana di Milano l'autonomia, lo status, la dignità di una regione. Secondo errore, ho praticamente finito, il secondo errore è quello del dire ah ma l'area metropolitana di Milano è molto più larga, dobbiamo fare un ragionamento di area estesa, tutti coloro, gli 8 milioni che girano intorno a Milano. Altro errore drammatico, chi non vorrà la città-stato dirà ma certo facciamo un qualcosa che raggruppi tutta la Lombardia, ecco, questo sarebbe un altro errore drammatico. La città metropolitana è quella che dobbiamo prendere, sono 3 milioni e rotti di persone, queste persone devono autovolersi trasformare in regione, devono chiedere ai loro amministratori di farlo, possono diventare. Terzo errore che possiamo fare e che ci porterebbe a non creare la città metropolitana, dare per scontato che al di fuori di questo salone tutti sappiano cosa vuol dire la città metropolitana, quali sono le implicazioni, quali sono i vantaggi, gli svantaggi, cosa bisogna fare per diventare città metropolitana. Se noi vogliamo che Milano diventi una città-stato, dobbiamo fare un'operazione di informazione, coinvolgimento, inclusione, mobilitazione, perché solo se i milanesi vorranno diventare autonomi ma sul serio, saranno loro a farlo succedere, e questo implica un impegno che giustamente chi si è occupato di città-stato, sicuramente Andrea è stato uno di questi e insieme tante cose sono state fatte, altre ho sentito che si stanno facendo, quindi mi fanno piacere, però questo lavoro di informazione e coinvolgimento è fondamentale. Tempi, se aspettiamo troppo il divario con le città più dinamiche diventerà incolmabile. Abbiamo l'occasione di Brexit, adesso dobbiamo giocare, per questo dico se non ora, quando. Grazie.